Te non puoi capire quello che sta succedendo al ponte. Hanno rovesciato tutti i bidoni del vetro, si sono picchiati. Attimi di paura, Ponte Buriano, periferia aretina, a creare scompiglio un uomo in evidente stato di alterazione. Tutto è iniziato nel pomeriggio di ieri con le prime avvisaglie. Si vedeva già dal pomeriggio che era sovraeccitato. Non penso ubriaco, ma sovraeccitato. Era un po' agitato. Si era capito che succedeva qualcosa. E così è stato. La situazione è infatti degenerata al calar del sole, quando si è accesa una violenta rissa tra cittadini nigeriani. Io ho sentito gridare, ero in casa e sono uscito in terrazza e c'era questo che l'avevo già visto pomeriggio, che non era lucido. È venuto verso i cassonetti dalla spazzatura, ha rovesciato i bidoni dal vetro, ha spaccato bottiglie. Si è reso così necessario l'intervento dei carabinieri. Beh, certamente passavano le macchine, c'erano tutti i vetri in mezzo alla strada. Dopo, per fortuna, è sceso uno che aveva la macchina parcheggiata proprio lì accanto, che penso non gli abbia fatto niente, ma insomma ha portato uno spazzolone, si è messo a spazzare anche la strada alle 11 di notte, e meno male, insomma, perlomeno... Pare che una donna ci ha anche bucato una gomma. L'uomo infine è stato soccorso dai sanitari. I residenti adesso tornano a chiedere una maggior sicurezza. Non fa piacere avere queste situazioni, perché, ripeto, è una cosa che si ripete frequentemente.